Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Iniziare sì, che tra l'altro stavamo iniziando così, no? Ministra, per lei ha già fatto un'esperienza proprio a questo ministero, da dove riparte, da dove riprende? Beh, riprendo intanto da quello che lascia il ministro Stefani, il ministro che ha operato e ha lavorato molto bene, quindi presto avrò lo scambio di consegne con lei. Ci sono delle cose molto urgenti da portare avanti, come l'attuazione della legge delega sulla disabilità e come anche prendersi carico e capire, insomma, in che modo portare avanti il riconoscimento per i caregiver, ma mettere al centro il benessere, la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Quindi poi ci sono una serie di, ovviamente, approfondimenti che dobbiamo fare, però ho già in mente tante cose e non vedo l'ora di iniziare a lavorare. Lei ha fatto un riferimento molto specifico, quello che ci sono situazioni che hanno bisogno, sì, di intervento, fenomeni di famiglie che hanno bisogno, sì, di aiuto. Anche la compattezza di questa maggioranza può facilitare, diciamo così, i suoi interventi? Beh, certo, diciamo che aiuta avere un gruppo solido. Tra l'altro devo dire che ho conosciuto qualche collega proprio adesso. Ho conosciuto la collega che si occuperà di lavoro e politiche sociali. La Calderone. Sì, poi abbiamo anche la ministra che si occuperà della famiglia. Insomma, ci sono tanti temi che sono trasversali, che si intrecciano, e quindi abbiamo bisogno di lavorare insieme. E avere anche una donna come premier? Beh, sicuramente, insomma, è una cosa molto importante e sono sicura che anche per questo lavoreremo bene insieme. Ci siamo strette la mano, ci siamo dette buon lavoro, perché vogliamo subito metterci all'opera. Sull'indirizzo proprio generale del governo, sarà un governo di destra? Beh, insomma, diciamo che secondo me è un governo di centrodestra. Opereremo, insomma, rispettandoci a vicenda e lavorando per i cittadini. Al centro ci sono le situazioni difficili che sta vivendo questo paese e daremo il massimo per risolverle. Ci possono essere dei punti di, insomma, come si può dire, anche di conflittualità, nel senso tra posizioni che sono quelle di Fratelli d'Italia, penso al presidenzialismo o all'autonomia richiesta dalla Lega? No, non ci sono posizioni di conflittualità. Io penso che inizieremo a lavorare benissimo, ognuno nel suo settore, ma anche insieme, sicuramente. Direttore, grazie. Se volete, gentilissima la ministra Locatelli, fare una domanda. No, ma lasciamola tranquillamente al suo lavoro. Adesso tu oggi devi scappare, però, perché sennò qua scappare. Non so se vede quanti sono, sì, io non vado più altri via. Colleghi, la ringraziamo ancora, grazie davvero per la sua cortesia.